grazie, grazie. E cominciamo, ma lei già sta, ha detto che farà delle domande molto difficili, insomma. Quindi Vediamo se è preparato. mi mette in ansia. Faremo l'esame prenatalizio. Allora, prima mi chiedevano appunto, si ricordavano questo appuntamento dell'anno scorso. In cui parlai di campane, e così in apertura, diciamo, non in chiusura, vi voglio dire che quest'anno è un anno particolare per la mia famiglia, per la fonderia di Campane Marinelli in Agnone nel Molise, perché sono state fuse le campane del Giubileo 2025 e sono 100 anni dal titolo di pontificio che ci ha dato Pio XI dopo la fusione delle campane di Pompei, del grande concerto delle campane di Pompei. Quindi per noi veramente un anno emozionante. Saremo in Piazza San Pietro il 24 con il concerto con i maestri campanari che suoneranno e questo concerto aprirà diciamo le manifestazioni. E ci sarà prima dell'apertura della Porta Santa del Papa, perché come simbolo di pace, di speranza, il suono delle campane come richiamo, diciamo, alla fede, è veramente un cambiamento di cui noi abbiamo bisogno, una rigenerazione, perché siamo in mezzo, voi sapete, alle guerre, alle violenze, al non senso proprio della vita. C'è sempre stato, però oggi come oggi vedete anche questi giovani come si comportano, non hanno senso proprio il valore della vita. E quindi abbiamo bisogno di rigenerare delle nuove speranze, una vita nuova. E speriamo che questo giubileo ci porti un senso diverso, dei valori diversi, non lo so, noi ci speriamo. E quindi saremo a Piazza San Pietro nel pomeriggio, si vedrà in Mondovisione, quindi vi invito intanto a vederlo in televisione, ma poi se qualcuno di voi vorrà passare il Natale appunto a Roma, in Piazza San Pietro è così grande che accoglierà tutti quanti. Allora, questo era il mio pensiero, il mio ringraziamento a tutti voi e anche questo invito particolare ad ascoltare queste campane come segno di speranza. Grazie. Cifra, la prossima volta deve regalare un microfono alla Mondadori, così Ah come sì, facciamo facciamo una colletta. è una promessa. Regaliamo un microfono. È una promessa. Regalo natalizio. Ecco, da primo richiamo. Ah, pensavo che si rispondesse. Allora, abbiamo parlato del libro dedicato a Fabrizio Ramondino. E devo dire, Giocondo c'è una particolarità nel narrare le vite delle scrittrici, non sono delle biografie. Noi entriamo proprio nella mente della scrittrice che lei prende in esame attraverso i racconti, attraverso anche le cose sue personali. Per esempio, lei ha conosciuto personalmente Fabrizio Ramondino. Quindi troviamo delle storie tra lei e la Ramondino che sono veramente bellissime, a volte anche esilaranti, anche se la Ramondino non permetteva che queste cose esilaranti, però lei è una spumeggiante, quindi diciamo ci sono delle cose molto carine. Quindi si vede proprio, ecco, noi man mano che leggiamo il libro, Proprio annoiarci. vediamo proprio lei chi è, no? Come mangia, come scrive, come parla, come si rapporta con gli altri, i racconti, le cose brutte, le cose belle. Quindi diciamo non è nata qua, ha visto da là, ha fatto questo, ha fatto quell'altro. No, noi entriamo proprio, diciamo, nella mente, nel cuore, ecco, nella vita proprio di questa scrittrice. Quindi io partirei, se Giocondo è d'accordo, dal titolo del libro, che è molto bello, dice Fabrizia Ramondino, la scrittrice oltre i confini. Quindi vedete, quando dice lei la scrittrice oltre i confini, già immaginiamo che questa è una scrittrice molto particolare, no? Che va oltre, ecco, non è una scrittrice che quando scrive le sue cose va oltre il romanzo, oltre il racconto, oltre i confini. Quindi già immaginiamo una persona che viaggia, no? Ecco. Quindi quando leggo oltre i confini, immagino subito una persona che viaggia e che ci racconta attraverso quello che lei ha visto, cosa ha immedesimato e cosa ci racconta.
E qui diciamo il libro diciamo è, questo ho capito bene oltre i confini cosa voglio dire, quindi, no? Oltre i confini, come dicevi giustamente tu, non è soltanto oltre i confini geografici, perché è una scrittrice che ha girato il mondo già dall'infanzia, è andata a Maiorca perché il padre era un console, un diplomatico, quindi è stata portata, la sua infanzia l'ha vissuta lì, i primi anni della sua infanzia, ma poi non ha smesso mai di viaggiare, è ritornata poi in Italia, ha fatto tutti i paesi, diciamo Napoli, poi l'ha abitata in ogni dove, in ogni punto, cioè lei oltre i confini pure delle mura di casa, perché ha abitato tantissime case pure a Napoli, poi anche nei paesi vesuviani, e qui c'è Ciro Raia che poi ci racconterà qualcosa di Somma Vesuviana, è stata anche a Somma Vesuviana. E praticamente, quindi non solo geograficamente, che poi ha trascorso tantissimi anni in Germania, sia come ragazza così con lo zaino sulle spalle perché non aveva soldi per viaggiare, viaggiava un po' così con condizioni economiche precarie, quindi questi viaggi così, molto da, diciamo, se vi ricordate il periodo settantottino, cioè molto così, da giovani ribelli che si allontanavano da casa con lo zaino in spalla e con pochi, però sempre con i libri nello zaino, perché lei lo dice. E non solo questo, ma anche perché lei penetra oltre i confini, lei nella scrittura va oltre. È una donna forte e allo stesso tempo fragile, che penetra nell'animo degli altri, nei territori che racconta e nelle persone che racconta. Se noi pensiamo soltanto a Passaggio a Trieste, che è uno dei suoi libri più belli, a me piace molto. Mi piace, pensate, quasi per assurdo, mi piace più di Altenobis, che poi è il suo capolavoro, ma Passaggio a Trieste a me piace molto, perché che fa? Lei trascorre un periodo a Trieste in una, tra le donne con disagio mentale in un istituto, e quindi le avvicina, vive insieme a loro anche in un periodo in cui lei purtroppo, vi ho detto, aveva una grande fragilità, una pesante fragilità, che era alcolista, e quindi molti periodi diciamo erano bui, veramente bui. Allora lì lei fu ricoverata in ospedale lì da Trieste, dove c'era la sua amica che praticamente dirigeva questo istituto, e così ne uscì, insomma, per il momento abbastanza così, sufficientemente, però poi ci cadeva, ricadeva, ci riusciva da questo problema, voi sapete, è molto difficile togliersene una fragilità così pesante come l'alcolismo. E lei stava vicino nel momento in cui poteva, a mente così chiara, ritrovarsi a parlare con queste donne con disagio mentale, si faceva raccontare la loro vita, partecipava alla loro vita, quindi ha scritto questo specie di diario, Passaggio a Trieste, in cui racconta tutto questo. Ed è bellissimo, perché come diceva lei, se io non ho scritto così un elenco della spesa, fatto questo, questo, questo e questo, così Ramondino in maniera splendida non mi raffiguro certo. Volevo ritornare un attimo alla cosa che hai detto prima. E quindi ti dicevo che oltre i confini geografici, ma anche proprio di scrittura mentale, profondi, insomma, lei andava oltre. Abbiamo detto solo rapporto con Napoli, no? Aveva citato il libro Altenopis, lei chiamava Napoli Altenopis, no? Che cosa significa Altenopis? Possiamo dire occhio di vecchia, abbiamo scritto, occhio di saggio, occhio di aurore, eccetera, eccetera. Però lei con Napoli aveva un rapporto molto strano, no? Un rapporto di odio e amore, quasi possiamo dire. Cioè, in effetti lei un po' se ne allontanava, però non ci fa stare lontano, però era rimasta nel sangue. Diciamo un po' questo rapporto di lei con Napoli. Era una città difficilissima, che però poi ti richiamava. Se andavi lontano sentivi la necessità di tornarci. Dice, lei comunque scrisse questo libro Star di casa, e lei in effetti non stava di casa da nessuna parte, perché stava continuamente o fuori Napoli o nel mondo, o comunque anche a Napoli stava, come ti ho detto,
in varie situazioni, in varie case. E si spostava anche appunto sulla, nei paesi vesuviani, in costiera, insomma. Era una che non sapeva, come si dice a Napoli, nell'arte italiana, io non sono napoletana, ma a volte me la sono figurata così, no? Con questo termine, nel senso che non stava mai ferma da una parte. E Napoli però sentiva forte, forte il richiamo di Napoli, assolutamente, perché lei poi a Napoli ha dedicato tutta se stessa, perché lei voleva cambiare la povertà, cioè voleva almeno arginare la povertà, la violenza, la sottomissione delle donne, la fame dei bambini. Lei creò questa mensa proletaria, poi dopo scuola per i bambini, quindi a Napoli lei dedicò veramente le sue forze. Di Napoli aveva... tu hai scritto, eh? Penso che sia vero, visto che l'ha scritto penso che sia vero. Che cosa? Ha detto che lei diceva, la Ramondino, che guardare Napoli è come giocare con un caleidoscopio. Sì, sì, sì. Ed è un'espressione bellissima, no, questa, no? No, è un libro da Napoli. Ecco, un'espressione bellissima, perché in effetti, effettivamente, tu vedi, ecco, ci dà l'idea che questa Napoli da mille facce, forse più di, ecco, nessuno mai ha centrato proprio, dice, guardare Napoli è come un caleidoscopio. Però a lei le piaceva anche il deserto, però. Ecco, perché io le piacevo il deserto. Guarda, ha scritto delle cose meravigliose. Io sono rimasta affascinata da questa scrittrice, perciò poi mi sono messa a rileggerla tutta. Perché